Ciao ragazzi, bentornati su questo aggiornamento della lettura ritmica del Dante Agostini. Dalla numero, questa non era male, dalla numero 41 alla numero 45. Partiamo con subito la numero 41 e un tre quarti. Stacco. 1, 2, 3, 1, parapa, sappi che siccome sono concentrato a leggere, ma devo pensare al fatto che tu mi stia vedendo, muovere la mano, per cui ogni tanto magari mi vedi saltare, ma mi raccomando, presta ben attenzione, soprattutto alla lettura come viene mostrata. Stacchiamo due quarti, numero 42. 1, 2, 1, vedi che abbiamo fatto in questa piccola ultima cellulina tre note da 16, ma poi c'è una pausa da 16, per cui sarà 1, 2, 3, 1, 2, 3, non sarà 1, 2, 3, perché lì ce l'abbiamo in battere, no? Parapa, ma sarà 1, 2, 3, ok. In modo tale che se tu dovessi avere qualche piccolo dubbio. Passiamo alla numero 43. Qui abbiamo ancora delle piccole pause, soprattutto delle cellule, che abbiamo visto già nei capitoli precedenti. Stacchiamo. Scusami, un quattro quarti. 1, 2, 3, 4, da da pa pa 1, 2, para pa, pa 1, 1, pa, pa 1, 2, para pa, para pa, 1, 1, 2, para pa, pa. Adesso proseguiamo sulla numero 44, tre quarti. Stacchiamo. 1, 2, 3, 1, 2, ta ta ta, pa pa, uno, para pa, uno, pa, pausa, para pa. Da 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 da
5, l'ultima, stacchiamo. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, pausa. Ok, con questo abbiamo concluso, c'è veramente un bel po' di lavoro da andare a fare. E ci vediamo la prossima settimana aggiungendo non sempre solamente queste letture ritmiche, ma tante altre cose utili per i miei vari studenti. Buona giornata e buono studio. A presto.